Possiamo parlarne con Daniele Piva che entra in questo mondo, mi diceva fuori onda che già comunque si è avvicinato al movimento negli ultimi 3 anni, ha collaborato con loro sui temi e sulle materie a lui competenti e le chiedo subito questa bufera che si sta scagliando sui 5 Stelle. Allora noi ci teniamo ovviamente a precisare, si tratta semplicemente della mancanza di rimborsi che volontariamente i 5 Stelle si erano proposti di fare di alcuni casi. Purtuttavia il grande malessere è dato dal fatto che la trasparenza e l'onestà e tutta questa battaglia della casta che nei 5 Stelle non dovrebbe più esserci, è stato un cavallo di battaglia dei 5 Stelle e quindi questo tema, insomma, sta generando ovviamente molte, molte polemiche. Ecco, che idea si è fatto? Perché forse tra pochi giorni tutto questo le apparterrà molto da vicino. Ma innanzitutto, tutto questo discorso sui rimborsi ci dà l'occasione di ricordare a tutti gli italiani che 23 milioni di euro sono già stati restituiti. E questo è un paese in cui ci vogliono dare lezioni quelli che tutti questi soldi li hanno sempre presi e quindi non hanno un problema di rimborsi da dare o da certificare. Fatta questa premessa, quindi ritengo che ovviamente se innanzitutto delle somme non sono state restituite, tanto per cominciare, non sono fatti aventi rilevanza penale, mentre gli altri candidano chi commette peculati e si appropria di risorse pubbliche per spese private. Qui si sta parlando soltanto di qualcuno, e poi si tratterà di capire se con dolo o per colpo o per leggerezza non ha restituito quanto si era impegnato spontaneamente a Però erano restituire. tutte cose, Piva, mi consenta, che il vertice pare ignorasse. Allora, a Guardi, questo punto l'onestà. c'è un altro tema. Possibile mai Il che controllo. il controllo, Guardi, sì, è perché talmente. comunque siamo a un primo stadio, no? Di tutto, diciamo, l'impegno politico, perché poi in fase, per esempio, governativa, che è il prossimo obiettivo che 5 Stelle si danno, che Di Maio, candidato in pectore dei 5 Stelle, si dà, ovviamente poi tutto si complica perché ci sono dei ruoli ministeriali da gestire e quindi là, diciamo, la vicenda va ben oltre il rimborso di parte di quanto spetterebbe. Guardi, glielo spiego subito perché anche il tema dei controlli ci interessa molto. Perché questi soldi, e questo è bene che tutti gli italiani lo sappiano, non venivano riversati in un fondo del Movimento 5 Stelle, ma direttamente in un fondo gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico che poi ha favorito l'assunzione di 14.000 e passa lavoratori, dando appunto un aiuto alle piccole e medie imprese. Quindi è evidente che questo controllo non poteva essere diretto e se questo sistema a falle, naturalmente andrà cambiato, i controlli andranno rafforzati e questi episodi non dovranno e non potranno verificarsi più. In più il messaggio che dà il Movimento 5 Stelle, secondo me, proprio ecco perché la campagna elettorale è di testa e di cuore, è un messaggio per cui il movimento, il progetto vale più dei singoli. Se l'animo umano si corrompe oppure non restituisce, il movimento va più in alto, va avanti, cambia il sistema, cambia il controllo, ma rimane il principio. Centemero emerge una prassi della politica. Allora, Piva, andiamo per ordine, però Adesso mi cerchiamo date di il essere tempo di sintetici. rispondere perché avete Sì. parlato in due, ma avete fatto un sacco di domande, mi dovete dare un attimo di Va tempo. bene. Allora, primo, partiamo dalla reputazione, dalla competenza, il tema è noto. Il Movimento 5 Stelle ha fatto delle parlamentarie per scegliere determinati candidati e un altro pezzo di candidati l'ha scelto attraverso il curriculum, attraverso le competenze. Di reputazione o di merito, di competenza, posso testimoniare che nel mio piccolo io non conoscevo nessuno, sono stato chiamato per quello che so. E soprattutto sui temi, come diceva la collega prima, sui temi di mia competenza e non per chi conosco. Quindi è chiaro che la classe dirigente deve essere selezionata tramite la competenza. Mi sembra però che lezioni non si possano accettare dagli altri. Uno che fa le candidature ad Arcore e l'altro che le fa chiuso in un'esperienza devastante, bastava vedere le facce del ministro Orlando e di Emiliano che sono usciti dopo, attraverso delle logiche che premiano essenzialmente altro che competenza, ma più la fedeltà. Con collegi plurinominali dove abbiamo capilista bloccati in cinque luoghi diversi, cosa che il Movimento 5 Stelle non ha fatto, ha cercato di evitare al massimo, aprendo alla società civile e prendendosi anche i suoi rischi, perché noi ci siamo presi i nostri rischi e quindi io faccio altro nella vita, non ho mai fatto il politico di professione, ma nessuno mi conosceva dentro il Movimento ed è chiaro che quando c'è questa apertura, che è la cosa più bella che la politica può regalare, l'apertura alla società civile e alla competenza, ci si prende anche qualche rischio. Quindi credo che questo sia soltanto che da apprezzare. Quanto al costo della politica, chi discute che la politica non costi? Però attenzione,
Probabilmente questi costi sono stati gestiti male dalle altre forze politiche del passato, perché se il Movimento 5 Stelle è oggi indubbiamente il primo movimento, la prima forza politica italiana, avendo rinunciato a 42 milioni di euro di finanziamento, avrà dimostrato che si poteva fare politica anche con qualcosa di meno, piuttosto che con tutti i rimborsi che oggi chi predica su pochi decine di migliaia di euro che verranno restituiti o centinaia, quello che sarà da gente che ha già ammesso, ha già dichiarato, anticipato di rinunciare eventualmente all'elezione e che potrà essere sicura perché alcuni sono capilisti, quindi bisognerà controllare anche questo processo. Ma francamente dire che il Movimento 5 Stelle pensa di fare politica con 2 euro è anche sbagliato, perché tutto quello che viene rimborsato viene appunto restituito, ma viene certificato. Massimo, sei soddisfatto? Questa è la risposta. Non si fa politica a costo zero, ma può costare un pochino di meno. Di fatto quei 23 milioni che il Movimento ha restituito nella scorsa legislatura. E poi ovviamente torno dalla Centemero su quello che dice Mapiva. L'avvocato. Vai Massimo. No, a Piva io direi questo, io saluto con grande entusiasmo l'idea che il sistema politico sia aperto alla società e ci sia una osmosi effettiva tra appunto il cittadino e la possibilità di fare politica dall'altra parte, quindi tra l'elezione, la capacità elettorale passiva e quella attiva. Il problema è un po' la velocità con cui si arriva a dei vertici, perché io considero l'attività di parlamentare della Repubblica un vertice per una classe dirigente, quindi arrivare lì con questa velocità passando solamente, una selezione, cioè per arrivare ai vertici di qualcosa e diventare classe dirigente normalmente in una società si prende un po' di tempo per vagliare le reali capacità, le competenze, insomma mi sembra un po' tutto un po' troppo precipitoso e infatti qualche conseguenza questo la comporta, avvocato, sarà probabilmente della mia stessa idea su questo. Io se posso rispondere posso dire questo, intanto a titolo personale sono anni che partecipo alle attività parlamentari attraverso un aiuto che do per disegni di legge, per emendamenti, ho svolto personalmente audizioni parlamentari, sono laureato in giurisprudenza e ho un'idoneità da professore associato di diritto penale e conosco anche le regole parlamentari, quindi nel mio caso questo è assicurato. Negli altri casi però io ho visto i miei colleghi dell'uninominale, sono una squadra eccellente di professionisti, di medici, di chirurghi e di gente che viene dalle forze dell'ordine che ha dimostrato al contrario che nella vita sa fare qualcosa di più piuttosto che spingere un tasto in Parlamento. Quindi questo è il merito che entra dentro le istituzioni. L'upgrade ai palazzi della politica, parlamentari e senatori, sembra molto facile. Molto veloce, dei temi della collettività che noi nel ciascuno secondo le competenze abbiamo gestito. È possibile intervenire? Sì, c'è. E sapranno ben valutare rispetto invece alla mancanza di competenza amministrativa che il Movimento 5 Stelle ha evidenziato in modo chiarissimo nell'amministrazione di Roma. Non ci si improvvisa amministratori, e invece voi vi siete improvvisati amministratori in tutti i casi e i risultati li abbiamo visti ovunque. Piva, scuote la testa ovviamente. No, scuoto la testa perché è molto grave che si parli male dei parlamentari della Commissione Cultura che io conosco e sono stati non bravi, bravissimi. La università nella quale io lavoro l'avete massacrata voi con la legge Gelmini, la 240 del 2010, avete tolto al fondo di finanziamento ordinario una quota premiale, ma in realtà l'avete abbassato, avete creato università di serie A e di serie Z, le università più ricche sono diventate più ricche di prima e le altre stanno pressoché in chiusura, avete introdotto e gestito i punti organico in modo tale che non si possa chiamare praticamente nessuno, precarizzato l'università, io sono un precario dell'università, tutti i ricercatori a tempo determinato, a 45 anni leggiamo sul giornale che se ne vanno in altri paesi e dite che gli incompetenti sono i colleghi della Commissione Cultura, abbia pazienza, no, la legge Gelmini l'avete fatta voi ed è una vergogna. Quanto alla legge della buona scuola, la legge Gelmini è inapplicata. Soltanto il virgolettato sulla legge. Lei sa bene che la legge Gelmini non è applicata. Lei si occupa di scuola, supplentite, ci sono migliaia, 45.000 ancora precari. Vabbè, però la legge sulla buona scuola non è... E l'incompetenza, perdonate, sono 40 anni che ci governate e siete incompetenti voi, non noi. Sta sbagliando, sa. Lezioni non le diamo, non le prendiamo da nessuno. La no, però si riferiva anche alla riforma della Gelmini. No, io sono stato molto preciso, riferito a determinati temi, perché lei ha detto che i ragazzi della Commissione Cultura sono incompetenti, sono gli unici che hanno dato chiarezza nella scorsa legislatura a questi temi ma che sono governati dicendo? Da logiche opache non e clientelari. Non ci sovrapponiamo, Centemero?
Guardi, la supplentite Olivia, una non è domanda stata per Piva, assolutamente posso? risolta dalla legge della buona scuola, anzi è la buona scuola che l'ha aumentata la supplentite. Siamo qui apposta per i danni enormi a da questo punto di vista. La 240 voi sapete benissimo che in larga parte è inapplicata, mancano una serie di decreti attuativi tra quelli appunto che riguardano lo statuto dell'autonomia delle università. Questo è evidentissimo. E voglio ricordarvi che ci sono stati 5 anni di governo del centro-sinistra che hanno tagliato i fondi di finanziamento dell'università e che hanno mantenuto i punti organici esattamente come sono stati fatti. Io ho presentato io un emendamento alla legge di finanziaria in cui si chiedeva che venissero aumentati i punti organici laddove ovviamente c'è un equilibrio di bilancio delle università e le università hanno anche risorse proprie che possono spendere in questo. Quindi non venga attribuire a noi quello che ha fatto la sinistra, per cortesia. Si è ridotto drasticamente, per quali risorse proprie? Domanda cattiva di Massimo Leoni, interrompo un istante. Ma cosa Massimo sta dicendo? Ci sono università che risposta. Hanno risorse Olivia, proprie. Intanto vi faccio la mia... Intanto la mia previsione è quella che la 18ª legislatura ha già trovato il suo Alessandro Di Battista. Sentivo Piva che si muove con la stessa agilità. E grazie, io la ringrazio, un complimento. Per me è così, deve essere. No, ma è un complimento, per me è un complimento, dal punto di vista della verve e della capacità dialettica lo è sicuramente. No, volevo sapere... Chiedo a Piva questo, da insider, se sa qualcosa, ma com'è che David Borrelli si è, ha dato addio al gruppo parlamentare dei 5 Stelle e va al gruppo misto in Europa, al Parlamento europeo? Che non parliamo europeo. Di uno è un così, parliamo, lo sottolineiamo, passi, no Massimo? So chi è Davide Borrelli, certamente. È uno dei tre custodi della piattaforma Rousseau. È un amico di famiglia da tempo, della famiglia Casaleggio, uno che tutto mi sarei aspettato, tranne lasciasse il movimento. E poi per questi motivi di salute che non si capisce, se uno sta male lascia temporaneamente magari l'attività, ma non passa al gruppo misto. La politica non cambia, casacca. Vabbè, intanto non si potrà dire che Casaleggio comanda su tutto, perché gli amici sarebbero rimasti, evidentemente. Io non conosco le vicende personali di Però se pure Borrelli, gli amici lo lasciano, lascia un altro tempo e dobbiamo chiedere a lui, non sono autorizzato a parlare a titolo personale, è una scelta, va rispettata. Vabbè. Quello che noi vogliamo combattere è l'inverso, cioè che uno venga eletto con il Movimento 5 Stelle e poi vada da un'altra parte mandato, e quindi il vincolo di mandato dell'articolo 67 della Costituzione che va cambiato. Sei libero di cambiare, ma una volta che sei eletto con il Movimento 5 Stelle vai a casa, ti dimetti e ti fai eleggere con un'altra forza politica. C'è tanto da parlare, vi rinvito tutti, ma Borrelli grazie. È stato eletto con il Movimento 5 Stelle, è esattamente la stessa fattispecie. Perdoni, rinuncia e vai in un altro. Adesso ci sarà il rinnovamento del Parlamento europeo, se ne andrà in un cambia altro gruppo. Cambia gruppo. Prego, devo chiudere. Quindi lui avrebbe dovuto abbandonare proprio la politica e casomai venire rieletto se ci fosse il vincolo di mandato che voi chiedete. Se ci fosse il vincolo di mandato è esattamente questo. Ecco, devo chiudere, Daniele Piva, grazie. Movimento, sì.